d'arte, eccetera. La ristrutturazione di Ferroglio Grassi e Passanti, fra l'altro, va detto, era molto rispettosa dell'edificio, non distrugge nulla, inserisce le camerate dei ragazzi e lo mantiene. Invece la più recente ristrutturazione non è stata altrettanto rispettosa. Ancora nelle opere pubbliche c'è questa casa dello studente di Via Gagliari, forse qualcuno dei giovani è ancora ospitato là perché è tuttora casa dello studente, e naturalmente anche questa viene fatta nell'ambito di una cultura di modernità che però dialoga sempre col contesto, con i mattoncini, con l'attenzione al giardino posteriore, e soprattutto poi Grassi studia la camera dello studente, la camera singola, in modo estremamente razionale, con il disegno dell'arredo, con il muro che ospita gli armadi a muro alternati, insomma con una serie di piccole soluzioni fortemente intelligenti che a mio avviso guardano molto alla Germania, guardano all'existence minimum che Taut, Gropius e gli altri stanno elaborando insieme a Klein nella scuola appunto tedesca, oppure ancora le opere di Le Corbusier e altri che in quel momento stanno lavorando intorno alla cellula minima residenziale. A Torino avvengono ancora queste cose. E poi arriviamo ovviamente al tema delle case del fascio o dei gruppi rionari fascisti. Questo è un tema naturalmente interessante perché obbliga gli architetti a interpretare pienamente il discorso politico. Cioè io devo fare un edificio che sia attrattivo per il popolo, che ospiti uffici, palestre, teatro, sala riunioni, quindi che sia qualcosa di aperto ai cittadini e che al tempo stesso manifesti quella monumentalità, quella serie di principi che ovviamente il regime in qualche modo vuole proporre. E la cosa curiosa è che anche in questo caso il ventaglio delle proposte è enorme. Si va dalla casa del fascio di Terragni, che è citata su tutti i libri d'architettura come una di quelle più importanti e moderne opere dell'architettura italiana, fino alle architetture più tradizionali con archi e colonne, con portici ridondanti, eccetera, eccetera. A Torino cosa succede? A Torino, secondo me, c'è un approccio estremamente pacato nei termini del rapporto col regime, cioè non si usano mai o quasi mai materiali come il travertino, le colonne in pietra tipiche un po' della retorica fascista romana, e si cercano dei modi che sono abbastanza locali, neanche tanto in quest'opera di Canestri, che è molto moderna, nel senso che ha questa torre vetrata, poi ha queste superfici piane, adesso è una scuola, lo sapete, in Corso Peschiera, ma secondo me certamente molto di più nelle opere di Passanti, di Perone di Passanti, per esempio in questa, che è l'ex Porcù del Nunzio in Corso Giambone, voi vedete una facciata leggermente incurvata in laterizio con delle cornici che sembrano quasi citare vagamente il barocco piemontese, no? Con quelle cornici piuttosto forti, rosse, caratterizzate da un materiale, con questi grandi archi sul lato posteriore, peraltro distrutti recentemente e poi ricostruiti fortunatamente, qualcuno aveva pensato di buttarlo giù, almeno in parte. E dunque direi che questa può assumere, cioè essere vista davvero come un'opera molto torinese, dove l'aspetto della monumentalità è tutto sommato non così forte, dove c'è un'interpretazione molto locale di modi che è sicuramente poco presente a livello nazionale. A livello nazionale noi abbiamo o le architetture molto retoriche, molto monumentali, oppure assolutamente razionaliste. Con le finestre Aldo Rossiane. Bravo, con la finestra con la croce, no, Aldo Rossiane. Adesso non ci soffermiamo sulle funzioni interne. Ecco, un'altra architettura estremamente interessante secondo me è questa, sempre di Passanti e Perona, gruppo rionario fascista Filippo Corridoni. Questo è un altro di quegli edifici che è in stato di semiabbandono e non ha avuto forse quelle attenzioni sul restauro che sarebbero state secondo me utili. Anche in questo caso abbiamo un parallelepipedo, quindi quanto di più moderno, di più semplice, non decorato ci possa essere, ma con un rivestimento in laterizio molto significativo, poi con queste grandi vetrate che fanno da contraltare sulla facciata principale e sulla facciata retrostante. Ecco, in questo periodo, sempre nell'ambito delle opere pubbliche, prende corpo anche il nuovo ospedale di Torino, anzi se ne faranno due a Torino. Le Molinette sicuramente è uno dei più importanti che tutti conosciamo, e la cosa abbastanza curiosa è che è un progetto che nasce molto presto, nasce nel 15, no? Quindi praticamente sulla soglia della prima guerra,
verrà a lungo rielaborato, ma sostanzialmente resterà un progetto molto legato al vecchio tipo dell'ospedale a padiglioni sparsi nel verde, collegati però da un corridoio seminterrato molto funzionale, molto interessante. Adesso chi va in quella zona non coglie più nulla di tutto questo impianto, perché è stato massacrato da successivi ampliamenti, trasformazioni, sopraelevazioni, eccetera, eccetera. Ma questa era veramente una città della salute, posso dire forse un po' alla Tony Garnier, modello lionese. Sì, sì. Concordi? Sì, sì. Notevole, fra l'altro. Veramente notevole. E adesso perché non vedere anche altre attrezzature di servizio? Questa, per esempio. Come dici, scusa? Sai cos'è? Aspetta un attimo. Che di qua la vedo. Ah, certo, un glorioso Vespasiano, grande. Anche questa, se vogliamo, è l'applicazione delle regole della modernità del design a un edificio di grande praticità e anche umile, se vogliamo, che guarda caso ha ancora il disegno di Pagano. Pagano in quel periodo disegnava anche i ponti, il ponte di Sassi, il ponte delle Molinette sul Po, e altri ponti vengono costruiti anche sulla Stura e sulla Dora in questo periodo, quindi fa sempre parte di questa dotazione di infrastrutture della città. C'è un disegno bellissimo, acquarellato, di Giacomo Quarenghi, che è l'architetto neopalladiano dell'imperatrice di tutte le Russie, Caterina II, che immortala il servizio igienico. Voglio dire, il fatto che un architetto di riguardo, insomma, pensi anche alle pubbliche latrine, non disdice. Intorno al tema della cura della tubercolosi, durante il regime fascista si fa moltissimo, perché si moltiplicano gli studi, ci sono lavori del ministero intorno al tipo del sanatorio. Il sanatorio è un edificio che deve accogliere i malati, isolarli dagli altri, ma al tempo stesso cercarne una cura. Ci sono una serie di ipotesi che il ministero elabora, ci sono alcune architetture che nell'ambito di questo tipo di esigenze sono molto interessanti. Io penso per esempio a Gardella d'Alessandria, che fa questo dispensario che è sempre citato come una delle architetture moderne più interessanti, se vogliamo, italiana. A partire dal tipo ministeriale si elaborano poi molte forme. Questo è il sanatorio di Prakatina, che probabilmente tutti conoscete, e in questo caso di nuovo una struttura molto moderna che diventa luogo di accoglienza di molti cittadini bisognosi di cure, proprio a una quota notevolissima, e quindi con un impegno anche finanziario e organizzativo per realizzare strutture del genere, direi piuttosto significativo. Ecco, se vogliamo pensare ad un'architettura invece che è un po' più vicina ai modi romani, sia nei materiali travertino sia nell'impostazione, io penserei a questa, ma devo dire che è anche un po' unica. L'autore è quello stesso Gianni Ricci che aveva fatto il conservatorio, lo stesso che fa anche il liceo Tassoni, e questa volta si cimenta sul tema appunto del laboratorio di igiene, dell'ufficio di igiene, fra l'altro operando anche uno sventramento, no, nel tessuto storico della città, nel quadrilatero, molto pesante, che sicuramente adesso forse non condivideremmo. Ci sono però alcune parti di questo edificio, soprattutto l'apparecchiatura dei pavimenti, anche i decori delle scale e dei muri, che è molto interessante. Un altro elemento interessante è anche il design di questo piccolo elemento di illuminazione esterna, un lampione risolto con forme decisamente moderne, decisamente aggiornate. Altra tipologia ancora affrontata dal regime in questo periodo è la dotazione della città di servizi per lo sport. Come vedete, una vita moderna presuppone salute, presuppone attività sportiva all'aria aperta e tutto ciò che serve. Dunque si fanno in questo periodo lo stadio, la torre maratona, il campo di atletica e la piscina coperta. Forse di questa architettura la piscina coperta è ancora la più interessante, proprio per queste forme strane, un po' vagamente trasse. No, questo qui è no, lo vedo, ma voglio dire, fa venire in mente delle robe del Pagano, sì, del 28, dell'esposizione, vagamente secessione, un po' che carino. Con anche soluzioni tecnologiche importanti nella vasca, nella struttura portante, la vasca.
che adesso nella ristrutturazione anche qua si sono un po' perse. Voglio dire, no, se ci pensi, questa è la cosa ingegneresca dell'utile. Questa è la cosa ingegneresca dell'utile, l'interno voltato così. E fuori. E fuori il registro è un altro, come dire, no? Ecco, questa ancora. Fra l'altro ci sono anche alcuni decori di dettaglio, come le fontane, che adesso non sono in uso, ma questa qui era una cascata d'acqua che scendeva sui blocchetti di marmo, quindi con un, forse con un effetto decorativo e anche molto gradevole, che ovviamente richiamava l'idea della piscina e dell'acqua come elemento fondamentale. Altra architettura interessante, sempre destinata ai servizi della città, è il mercato coperto. Questo è il mercato coperto di Cuzzi, siamo nel 1932, realizzato per concorso, ha delle forme architettonicamente interessanti, ha questa torre molto significativa che peraltro aveva una funzione pratica perché era la torre dell'acqua, quindi serviva evidentemente per caricare la cisterna e dare la potenza necessaria alle pulizie. Adesso è stato recentemente restaurato. Anche qui purtroppo la destinazione di questo edificio non è chiara, non è definita e dunque sta di nuovo degradandosi rapidamente. Forse un'osservazione si potrebbe fare che queste architetture moderne effettivamente hanno una difficoltà a durare nel tempo che è veramente notevole. Mi permetto solo di segnalare agli studenti, laddove non lo sappiano, che Cuzzi è una figura un po', insomma, non è architetto torinese, insomma, è architetto goriziano, insomma, con dei trascorsi, diciamo, austro-ungarici. Ma vi è una sua architettura che io vedo quotidianamente quando sono a Torino e che giudico molto interessante, forse non lo è per tutti, ed è la sede della RAI di Via Verdi. Che io vi invito a... Cioè, ovviamente siamo in altra epoca, non c'entra nulla, però ecco, mi sarebbe dispiaciuto non farvi... non ricordarvi... Non citarla. Cioè. Sì, non citarla, anche perché ha dei dettagli molto interessanti, insomma, molto viennesi, anzi, no? Il rivestimento, eccetera. Volevo ancora ricordare una cosa. In questi concorsi pubblici, che vengono assegnati appunto per gara, ci sono delle norme da rispettare di legge, ovviamente. Una di queste è il fatto che non si devono introdurre nel cantiere macchine, cioè la lavorazione di queste opere, queste anche grandi opere, è fatta tutta manualmente, cioè spostando la terra con le carriole e con i sacchi. Vi chiederete perché? È molto semplice, c'è una disoccupazione pazzesca e il regime ha tutto l'interesse a cercare di dare qualche occasione di lavoro, anche povera, anche molto dura, alle persone. Dunque nei cantieri è proibito l'uso della industrializzazione, insomma, del movimento meccanico delle terre e dunque anche questo è una di quelle cose tipiche di questi anni. Ancora, e adesso ci stiamo avviando verso la chiusura di questa carrellata, un po' lunga forse, ancora sempre nell'ambito delle opere pubbliche, a Torino, tra le altre cose, Torino, come abbiamo detto, diventa città industriale, diventa sempre più città della Fiat, quindi città monoproduttiva. Pensate che in questi anni, alla metà degli anni 20, la Fiat occupava l'85% del mercato delle automobili in Italia. Adesso se si leccherebbero le dita fosse anche solo l'8%, ma era l'85%. E naturalmente c'erano molte meno auto e molte meno fabbriche, comunque non si possono fare confronti. Però un'altra delle importanti attività produttive della città era l'industria della moda, cioè la confezione di capi d'abbigliamento e anche la pubblicizzazione degli stessi, quello che adesso praticamente si fa a Milano. No? Ecco, Torino nasce come città della moda, oltre che come città del cinema, oltre che come città dell'automobile, oltre che come città della radio, eccetera, eccetera. Poi c'è sempre qualcuno che dice, ecco, ci ha tolto tutto, ha preso tutto i milanesi cattivi. Abbiamo qua un milanese, quindi adesso dobbiamo star zitti, se no ci sgride. Milanese solo di abitazione. Ah, va bene, allora possiamo dirlo. Allora si pensa di fare il Palazzo della Moda, si era già fatto al Valentino il Palazzo del Giornale, lo si riusa in questo caso sempre con un progetto di Cuzzi molto moderno, ma poi in una seconda versione si fa un bando per costruire il nuovo Palazzo della Moda e questa volta lo vince Ettore Sozzas,
che realizza quello che adesso è diventato la cosiddetta Torino Esposizioni. Era un edificio assolutamente razionalista, con delle facciate a intonaco bianco, con grandissime finestre, con una soletta sottilissima che caratterizzava la rotonda del ristorante, che adesso è stata parzialmente chiusa, e con questa specie di portico gigantesco a tutta altezza, che tuttora esiste, ma che è un po' stravolto, per cui non si vede più bene il vetro cemento che lo caratterizzava. Naturalmente aveva vari spazi per la moda, per il ristorante, eccetera. Questi sono ancora tutti i progetti che Casabella, guarda caso, pubblica nel 1938, appunto, tra le opere più moderne che si fanno a Torino. Vado chiudendo citando ancora alcune architetture legate sempre al momento storico, che sono le architetture per il cinema. Il cinema diventa importante in questi anni, inizia a diffondersi come arte di massa. C'è l'Ideal, c'è l'Eliseo, c'è il Dux, che adesso si chiama Lux, sono tutti cinema che negli anni 30, a Via Roma, erano molto importanti e anche disegnati con queste forme un po' particolari. Un po' déco, sì. E poi, sempre andando in chiusura, una, perché ce ne sarebbero anche altre, ma una importantissima trasformazione urbana che investe, direi, questa proprio la città di Torino e che può essere vista un po' come simbolo, se vogliamo, di tutto il ventennio. E cioè l'intervento di allargamento e ricostruzione totale degli isolati che affacciano su via Roma, via Vitoziana, che collegava appunto la zona di Piazza Castello con la Porta Nuova, che poi diventerà stazione, ed era una via che aveva una sezione di circa 8 metri, come l'attuale via Garibaldi. Viene fatto un concorso per il primo tratto, quello che va da Piazza Castello a Piazza San Carlo, e viene fatto imponendo ai concorrenti uno stile storico, uno stile che viene definito Settecento, in realtà sarebbe stato Seicento per raccordarsi alla Piazza San Carlo e a Piazza Castello, ma comunque lo chiamano Settecento. Fatto sta che tutti gli architetti devono adeguarsi a questo e quindi pensano ad archi, a colonne, a timpani sulle finestre, cornici, eccetera, eccetera. L'unico elemento chiaramente di modernità è questa torre che è fatta in acciaio, come giustamente mi ricordava il professor Magnaghi, e che io trovo assolutamente non coerente con il tessuto urbano circostante, però è un'architettura di grande interesse. A quel tempo era, mi sembra, la più alta struttura in acciaio che si fosse costruita in Italia, e dunque anche in questo caso era un po' un segno di modernità, un segno di forte ricerca anche tecnologica e strutturale, che fra l'altro in quegli anni aveva anche un riscontro nelle opere che si facevano. Per esempio la casa in acciaio di Pagano alla Triennale di Milano è, diciamo, un po' il contraltare, se vogliamo, di questa architettura. È un'architettura sicuramente affascinante, queste opere lo sottolineano. Fra l'altro ci sono delle foto bellissime che ce la fanno vedere di notte con il sottile filo di neon che illumina i balconcini da sotto. Questi balconcini sono in vetro cemento, quindi sono trasparenti, fanno passare la luce da un balcone a un altro con un effetto decisamente suggestivo. E anche gli isolati retrostanti sono quelli che più forse piacciono a chi è interessato agli aspetti della modernità, e sono quelli di via Viotti, che sono certamente le opere più interessanti. L'altro pezzo di via Roma viene fatto però con un altro criterio, nel senso che, avendo suscitato delle polemiche questo fatto di aver ricostruito in stile, questo fatto che le posizioni dei modernisti non erano state tenute in considerazione, c'erano state le proposte per rinnovare via Roma in modo molto molto più moderno, e dunque nasce un dibattito molto feroce sulle riviste, e finalmente al secondo tratto, cioè al secondo bando per il secondo tratto, si fa un bando che prevede la completa distruzione ovviamente degli isolati preesistenti e la costruzione secondo linee molto più moderne. Nei fatti, anche qui non si riesce ad assegnare il progetto ad uno studio, c'è una difficoltà a trovare gli architetti che dovranno fare il planimetrico, e allora ecco che arriva da Roma con la bacchetta magica Piacentini, che dà le dritte, e a quel punto si decide cosa fare. Dunque si decide un planimetrico uguale per tutti, con queste colonne, questa volta cilindriche, molto più slanciate, con un'immagine decisamente più moderna, e sulla base di questa vengono poi assegnati vari lotti, e molti degli architetti che erano stati anche un po' i più esagitati nella richiesta del moderno hanno poi il loro lavoretto, il loro incarico, e dunque se ne stanno un po' più tranquilli.
Questa è la piazza CLN che deriva da questa sistemazione piacentiniana che in realtà poi qui è condotta da Momo con le due famose statue e quel fotogramma in alto, forse qualcuno della mia generazione se lo ricorda, è Profondo Rosso di Dario Argento che viene girato a Torino e che ha due luoghi di filmici importanti che sono appunto piazza CLN e una casa al Ruvo Liberty in collina. E vado proprio questa volta chiudendo con due immagini di Carlo Mollino. Carlo Mollino è figlio di Eugenio Mollino. Eugenio Mollino ha fatto la grande sistemazione delle Molinette, questo grande ospedale. Qui ormai siamo verso la fine del regime, siamo ormai alle soglie della guerra. Carlo Mollino è un architetto molto geniale, che certamente non sta alle regole. Secondo me è uno di quegli architetti un po' eretici che poi inaugureranno delle ricerche che, come diceva il professor Contessi, verranno sviluppate poi nel dopoguerra. E in questa architettura effettivamente usa forme concave convesse, usa materiali non così usuali come il laterizio a vista, come il rame, come questo grigliato che fa intravedere la luce, la fa entrare sugli ingressi. Insomma, è un edificio che certamente sta poco nelle regole del razionalismo, sembra già preludere a qualche cos'altro che si sta anticipando ma che ancora non c'è. Nel frattempo però c'è la guerra e chiudo questa serata con questa immagine dove si anticipano i temi della prossima serata che sarà appunto Torino sotto le bombe. Questo è il Lingotto, avevamo iniziato con Lingotto bello pubblicato sulle riviste e finiamo con Lingotto che è pesantemente danneggiato dai bombardamenti. Grazie a tutti. Bene, allora capisco che essendo in tanti fa caldo, siamo un po' stanchi, così se qualcuno vuole ritirarsi naturalmente non teniamo bloccati qua nessuno, però mi piacerebbe anche sentire qualche domanda o qualche intervento, visto che abbiamo anche una platea molto colta e importante. Prego. È forse un po' colpa mia, ma io mi aspettavo che questa prima parte fosse dedicata all'urbanistica di Torino in quel periodo, mentre ho visto una carrellata di edifici, tutto molto interessante, tante cose che non sapevo. Innanzitutto penso che ci dovrebbe essere una rappresentazione di cos'era Torino negli anni 20, 21, 19, eccetera, nel primo dopoguerra, per poter vedere poi cosa è capitato successivamente. Allora, la Torino delle barriere, qualcuno la conosce ancora? Io ho mio figlio che ha 32 anni e conosce solo la barriera di Milano, è l'unica che è rimasta, come nell'immaginario giovanile. Allora, Torino era una città di barriere e di borghi. Allora, le barriere e i borghi avevano una loro giustificazione, nel senso che c'erano le grandi fabbriche, le grandi più o meno, che erano circondate da edifici e intorno a queste fabbriche c'era tutta una vita importante, intorno a certe fabbriche era molto più importante di altre. In particolare poi c'era il discorso delle barriere. Le barriere cos'erano? Erano delle fratture nella cinta daziaria. La prima immagine che è stata vista qua era la Torino circondata dalla cinta daziaria che la stringeva. Ecco, per passare da dentro a fuori ci voleva diciamo un permesso, non è che i residenti potessero andare da... Poi col fascismo la cosa è diventata molto più dura, no? Non si poteva avere la residenza, infatti tutti i quartieri agricoli fuori della città erano per quello, perché non si poteva entrare dentro. Ecco, ma già allora si erano creati dei fenomeni interessanti. Io prendo come esempio Borgo San Paolo. Borgo San Paolo è un borgo che è nato intorno al convento di San Paolo, convento di clausura, che poi nell'Ottocento lo Stato laico liberale ha trasformato in polveriera, no? Ecco, e di questo convento si è perso completamente la traccia, perché ultimamente, io quando ero in commissione urbanistica, è stato fatto
l'intervento in quella zona, quando io mi sono alzato a dire ma che fine ha fatto il convento che nell'edificio della Lancia era ancora presente, l'assessore Viano mi ha detto ah ma Tordolo perché non l'ha detto prima, nessuno se n'era accorto che lì c'era una preesistenza fondamentale che rappresentava la storia del quartiere San Paolo. Io cito questo quartiere anche perché gli operai del quartiere San Paolo lavoravano alla materiale, alle officine ferroviarie, e siccome bisognava fare un giro molto lungo per passare dalla barriera, avevano fatto che fare un buco, e il buco era una nuova barriera, però che serviva per andare a lavorare, ecco. Questo era per dire che sarebbe bene partire di lì anche, dare un'idea più forte di cosa erano questi quartieri, ecco, della vita che anche a livello sociologico, che erano i centri di vita di questa eccetera. Grazie, la prossima serata la faremo di più sull'urbanistica degli anni 30. Grazie. C'è qualche altro intervento? Abbiamo gelato tutti. Narcotizzati, stiamo dormendo. Prego. Io mi leggo un po'. Tordolo, l'architetto Tordolo, giusto? No, perché in questi ultimi tempi ho avuto modo, diciamo, di andare un po' a ricercare come funzionava la mobilità a Torino. Quindi, come funzionava la mobilità a Torino Venga qua. Vai. No, dicevo che mi sarebbe piaciuto approfondire anche altri discorsi sulla città e su come si viveva la città, i servizi che comunque all'inizio sono stati accennati, si parlava dell'elettricità con quelle fabbriche. Io ad esempio ultimamente ho avuto modo di osservare anche dal punto di vista della mobilità, anche guardando certe foto, è interessante vedere che Torino in quegli anni era una città comunque molto estesa, molto popolata, però ci si muoveva sostanzialmente col mezzo pubblico e in bicicletta. Sarà perché erano gli unici mezzi a disposizione, la macchina era un bene costoso. Però oggi quello che penso è che mi dispiace un po' dire che tutte quelle cose che avevamo sono state perse un po' nel corso degli anni e adesso recuperarle, diciamo, diventa difficile. Quindi malgrado diciamo l'aspetto politico che era abbastanza pesante, quindi sì, si potevano fare dibattiti di architettura, però i dibattiti erano sempre se si stava all'interno della Torre d'Avorio, non se certi tasti non andavano toccati. Non eravamo sicuramente il regime stalinista, non eravamo il regime nazista, ma il regime fascista non era poi così leggero. Però veramente abbiamo perso tutti degli aspetti della nostra città, che poi a partire dal dopoguerra, anche modi di vita, che sarebbe bello andare a ripescare e studiare. Grazie. Professor Lupo? Sì, tra l'altro io credo che proprio uno degli intenti di queste conferenze sia quello di conoscere anche un po' per reinterpretare, per conservare, per tramandare, quindi certamente se il senso c'è. Ma io voglio fare un breve intervento, un po' di mediazione, diciamo così. Perché? Io personalmente, chi mi conosce lo sa, mi occupo da parecchi anni di borghi, borgate, barriere, cinta daziaria, eccetera. Però ecco, io credo che il taglio di questa comunicazione sia un po' diverso, quindi fermo restando il fatto che sia importante questo discorso periferico della banlieue proche, come la chiamano i francesi, è però forse importante a livello così di conoscenza maggiore un taglio come è stato dato appunto in questa comunicazione, quindi mi pare giusto questo taglio, senza togliere nulla ovviamente al discorso di Borghi e Borgati, che io personalmente amo molto, ecco. Però volevo fare appunto questo intervento così, diciamo, di mediazione, ecco. Grazie Giovanni. Agostino, professor Magnaghi, per i più giovani, Magnaghi è autore di uno dei libri che ho citato qui, Magnaghi, Monge, Re, Guida all'architettura moderna. Il professor Giovanni Lupo è stato docente fino a ieri, no, direi, di storia dell'architettura, quindi abbiamo una platea estremamente... è sempre difficile, ecco, addirittura, quindi... Poi devo dire che io, che sono stato il loro allievo, sono un po' in difficoltà a parlare davanti a loro ancora adesso, e quindi datemi credito.
Non è così. Io volevo fare, visto che ci sono tanti studenti, avrei voluto come dire, che ciascuno di loro si proponesse di passare da uno all'altro di questi edifici progettati, che in fondo sono edifici che sono progettati, come dire, con delle demolizioni avvenute di altre cose, no? E se si può mettere insieme, come ho fatto io quando abbiamo fatto la guida dell'architettura moderna, mettere insieme tutte queste vicende, ne viene fuori sostanzialmente proprio quello che chiedeva il Signore, cioè vale a dire, se guardate attentamente, percorrete quelle strade, scoprirete che ci sono degli avanzi, delle cose che come dire, dimostrano sostanzialmente come, dire, come il tessuto una volta era fatto, usato e essenzialmente come dire, determinante per la definizione della forma della città. Ecco, guardate più con attenzione, ci sono degli angoli magici. È una storia che bisogna fare, è una lunga passeggiata. Io l'ho fatta, mi sono rovinato le scarpe per seguire tutto questa, sia all'interno della città storica ma anche all'esterno della città, perché abbiamo vagliato insieme a, per esempio, a Giorgio Tosoni, che non è qui presente ma che potrebbe essere un esperto di questa, di queste passeggiate, abbiamo evidentemente scoperto una grande quantità di reperti che ancora oggi sono visibili e che possono essere utilizzati, come dire, per immaginare quella che era la città o quella che poteva essere la città futura. Basta. Grazie Agostino. Altri interventi? O anche domande, magari, non so, per quello che possiamo. Comunque, sì. Eh no, già la seconda. Va bene. A Torino quando è nata la facoltà di architettura? Abbiamo nel 25, mi sembra, no? Facoltà di architettura. Abbiamo festeggiato i 150 anni del Politecnico 2 anni fa e noi siamo nati nel 35. Ah, nel 30, perché in Italia nascono nel 25 le facoltà, o no? Nel 2021. Mi permetto di dire una cosa che probabilmente interessa solo chi la dice, ed è questo, ma la cosa però va oltre. Auspico illusoriamente che i miei colleghi storici dell'arte riprendano a interessarsi all'architettura moderno contemporanea, cosa che hanno dimenticato di fare da molti decenni per ragioni che ci sono note e che non stiamo qui a ripercorrere, e dico questo, sono d'accordo, dico questo perché mi sento sempre lievemente fuori luogo. Ci fermiamo qui con le proiezioni autobiografiche che non hanno nessun interesse né in questa né in altre sedi. Però voglio dire, attraverso questa annotazione di carattere personale avete ben compreso che volevo andare molto più in là. E naturalmente questa riflessione va fatta non soltanto ai miei colleghi storici dell'arte contemporanea e no, ma va fatta anche ai colleghi che si occupano di storia dell'architettura all'interno delle facoltà di architettura. Ecco. Sarà forse un vecchio, insomma, pallino, una vecchia mania, però insomma voglio dire... Credo che, insomma, una riflessione su questo tema, insomma,
non sia del tutto inutile. Altri interventi? Allora, io volevo dire ancora due cose perché mi sembra che un paio di interventi abbiano toccato il tema, ed è il tema della conoscenza, conservazione e del trasmettere agli altri, no, questo patrimonio. Ecco, io credo che questo sia un tema importante. Le architetture che abbiamo visto, tendenzialmente le architetture legate al regime fascista, non sono piaciute a lungo. Hanno vissuto ovviamente di quel, peraltro giusto, ostracismo nei confronti di un regime che aveva fatto soffrire buona parte del nostro popolo e che ha segnato... È una dannazione memoria, ovviamente, si è teso a far coincidere le architetture con l'ideologia che le aveva prodotte. E naturalmente questo è un fenomeno sbagliato, anche perché poi ci accorgiamo, quando studiamo un po' di più, che alcune delle ideologie in realtà non erano neanche quelle. Perché se io faccio un sanatorio che fa star bene la gente che ci sta dentro, beh, non è che faccio una cosa fascista di destra o di sinistra, forse faccio una cosa utile. Quindi su alcune si potrebbe davvero riflettere. Però io sono convinto che molte architetture di questo periodo, che ci sembrano relativamente recenti, perché sono poi in fin dei conti opere che hanno 70 anni o poco più, sono estremamente fragili. Nel senso che questi materiali moderni, fatti per essere riproducibili all'infinito, non erano neanche considerati come opere che dovessero continuare nel tempo e nei secoli. Erano pensate con una funzionalità molto pratica che poteva magari essere destinata a qualche anno e poi eventualmente essere sostituito, come diceva peraltro Sant'Elia nel suo manifesto. Nei fatti noi ci ritroviamo quindi opere che conservare non è per niente facile, ma al tempo stesso buttare via secondo me sarebbe molto negativo, sarebbe proprio una perdita culturale importante, anche perché certe volte alcune soluzioni tecnologiche dei loro materiali, il vetrocemento, i serramenti a ghigliottina, l'intonaco Terranova, i rivestimenti in un certo modo, o addirittura i materiali, diciamo, della modernità, dell'autarchia, i buxus piuttosto che il linoleum, piuttosto che i vari metalli che facevano finta di essere bronzo piuttosto che altro ancora. Ecco, sono tutte veramente ricerche tecnologiche che rischiano di sparire per sempre. Certe volte è più facile restaurare un serramento del Settecento che non un serramento del Novecento degli anni Trenta, perché il serramento del Novecento ha una serie di contenuti tecnologici di opere della produzione industriale serializzata, difficilmente riproducibili e dunque con dei costi straordinari. Palazzo Gualino lo insegna. Una delle cose più belle di Palazzo Gualino sono i serramenti a ghigliottina che non verranno conservati e che quindi si perderanno, a parte che si perde anche l'interno, ma su questo ho già detto qualcosa. E dunque la sostanza di quello che voglio dire è che io credo che noi dobbiamo forse avere qualche attenzione anche nei confronti di un patrimonio un po' più vicino a noi, un po' più contemporaneo, e che, del quale non è ancora forse fatto totalmente un bilancio. Ma forse noi in Italia non abbiamo neanche fatto un vero bilancio del fascismo, questo è il problema vero, quindi ancora... Tant'è vero che continuiamo a parlarne e continuano a uscire libri su questa... che non è un rimosso, tutt'altro che rimosso, però è ancora espressione di lacerazioni perduranti. Va anche detto che... come sempre accade in Italia, la vicenda, il ventennio fascista non è qualcosa che ha, come è successo invece in Germania per affine esperienza, non ha tagliato nettamente questo da quello, non ha separato questo da quello. Tant'è vero che, insomma, è noto a tutti che il fiorfiore degli architetti del razionalismo, cioè, anzi è noto a tutti che il capolavoro del razionalismo in Italia si chiama Casa del Fascio ed è opera di un architetto molto fascista che era Terragni, va bene? Ecco. E dunque è risaputo che fra l'altro proprio nel 1960 ci fu un'iniziativa che circolava, insomma, un po' in Italia di rilettura del ventennio e fu Rogers a essere il protagonista delle riflessioni, delle considerazioni o riconsiderazioni sul
fronte dell'architettura, laddove altre figure di spicco lo furono per gli altri filoni disciplinari. E a questo proposito Rogers ricordò molto, con molta franchezza e anche direi con molta malinconia, ricordò come quella generazione, la generazione del 10, diciamo, grosso modo, aveva, si era illusa momentaneamente circa il fatto che il fascismo fosse un movimento rivoluzionario. Su questo naturalmente ci si può, insomma, ci si può ricamare non poco, però voglio dire, questa a posteriori era, e quindi l'equazione architettura fascista, regime rivoluzionario risultava in qualche modo quasi automatica. Naturalmente poi si stabilì che vi erano vi era l'architettura dei fascisti buoni e l'architettura dei fascisti cattivi, come dire, Pagano contra Piacentini. Ma Piacentini era veramente un cattivo architetto. Non tutti sono d'accordo sul fatto che, al di là dell'essere fascisti o meno, molti, soprattutto fra le generazioni insomma meno coinvolte ideologicamente, esistenzialmente, eccetera, molti concordano sul fatto che in fin dei conti Piacentini è stato un architetto anche talentoso, diciamo. Ecco, Franco Purini, ecco, per dirne una, Franco Purini è un grande stimatore di Piacentini, naturalmente con tutti i distinguo che si rendono necessari, ma per esempio l'impianto dell'EU pare essere, insomma, opera egregia. In fin dei conti anche ciò che è stato fatto in via Roma non è da liquidare, non è da liquidare così. Esattamente, è un'operazione, insomma, notevolissima. Insomma, lo snodo di piazza, lo snodo di largo CLN, insomma, è una cosa non da poco. Fra l'altro a Trieste vi è un edificio a scala notevole che adotta più o meno una soluzione affine nella cruciale piazza della Borsa, eccetera. Sì, insomma, fu una situazione ambigua, ecco, molto semplicemente, come del resto è testimoniato, anzi, chi meglio di Pagano ha testimoniato nella sua, nella carne, si potrebbe dire, questa ambiguità, questa cosa terrificante, per cui si è, la stessa persona, oppure anche il, vale qualcosa di simile anche per il caso di Belgioioso, voglio dire, che è passato attraverso Mauthausen, così come Banfi, che però non è tornato. Che Banfi, certo, Banfi non è sopravvissuto, e Pagano sempre lì nella stessa, nello stesso confortevole lager ha visto la morte, insomma, essendo stato però un fascista convinto e sfegatato fino al 43, quando è passato alla clandestinità e all'antifascismo militante. Facciamo ancora un giro di interventi e poi man mano andiamo a chiudere. Due cose su questo ultimo tema. Vorrei far notare che mio padre era un comunista dell'Ordine Nuovo, con Gramsci eccetera, Togliatti, è stato 6 anni e mezzo in galera, dopodiché ha progettato anche lui Casa del Fascio. Questo è per dire che se, nel 36, quando è uscito dalla galera, se tu volevi lavorare dovevi partecipare dei concorsi, e qualcosa ha anche vinto e anche guadagnato avendo partecipato, pur essendo un comunista che era stato 6 anni e mezzo in galera. Questa è la contraddizione di cui si diceva prima. La seconda cosa, volevo ricordare che nel passato, poco prima del fascismo, e poi sono rimasti due monumenti importanti, due edifici importanti che sono andati distrutti, che secondo me erano i simboli dell'architettura prefascista socialista, che erano la sede dell'Alleanza Cooperativa Torinese e la Camera del Lavoro. Questi due edifici sono stati distrutti dall'incultura successiva
del dopoguerra, ed erano dei punti di riferimento importanti a Torino, perché Torino aveva una maggioranza che non era socialista, però la minoranza socialista nel comune di Torino era molto forte, per cui erano riusciti poi a imporre delle opere come quelle lì e altre, che quei quartieri popolari e di edilizia economica popolare. Quindi uno sguardo al poco prima del fascismo non sarebbe male. Altra serata. Altri interventi? No, mi permetto solo di dire una cosa. È molto interessante, io lo dico agli studenti. Leggetevi, se non l'avete già fatto, l'articolo del 27 di Persico sul Lingotto. È un'esperienza notevole, sia perché è un bellissimo articolo, sia perché è ideologicamente ambiguo, e non siamo che nel 27. Ecco, il cattolico antifascista Persico, napoletano trasmigrato qui a Torino per qualche anno, ecco, scrive questa cosa, e dove un po', insomma, fa dei giochi, a mio sommesso avviso, insomma, fa dei giochi di equilibrismo abbastanza interessanti. Ecco, leggetelo davvero, cari studenti, sì, ne vale la pena, tanto ci mettete 10 minuti. La parziale integrazione delle vicende urbanistiche di quel periodo, io mi ero poi appuntato, poi non l'ho detto durante, anche perché non avevo delle immagini, sono interessanti alcune sistemazioni proprio stradali che rendano, che sono il substrato poi della trasformazione. Per esempio, l'abbassamento del piano del ferro avviene nel 28, cioè quel trincerone che adesso è diventato la spina centrale, che poi è spina 1, spina 2, dove ci sono i pali bianchi sul corso mediterraneo andando verso Susa. Ebbene, quel trincerone, quel solettone in cemento armato attualmente esistente viene fatto su un trincerone che era già stato fatto nel 1928. Nello stesso anno viene avviata l'autostrada Torino-Milano, che è un altro input verso la diffusione dell'uso dell'automobile, quindi naturalmente viene fatta con finanziamenti parzialmente della Fiat. Altra operazione è la camionale per Savona, quindi di nuovo infrastrutturazioni. La rete viaria della collina viene sistemata, viene fatto il sottopasso del Lingotto. Dunque ci sono una serie di elementi proprio di infrastruttura che vanno di pari passo con i mercati nuovi, con gli ospedali, con le cose che abbiamo detto, ecco, questo a parziale integrazione. Poi la cinta daziale del 12 viene demolita nel 30, e prima si erano formati i borghi, poi il professor Lupo sa meglio di me, e dopodiché la città tende poi a inglobare anche quelli. Certamente un discorso di conservazione dei beni culturali dovrebbe mirare anche alla conservazione degli spazi pubblici e dunque delle sistemazioni urbane. Da questo punto di vista credo che qui avevamo avuto qualche sera, un po' di tempo fa, Franco Adorno, che è un architetto che ha lavorato molto a Borgo San Pietro per cercare di mantenere proprio quell'edilizia di casette basse, strade piccole, molto apprezzate dai cittadini come luogo proprio di urbanità straordinario, che fa parte appunto di quel discorso dei borghi fuori porta, che certamente... Prego. Campidoglio, scusa, cosa ho detto? Vabbè, sono fuso. Scusate, Campidoglio, che è appunto forse una delle... rare e ultima e forse unica testimonianza di questo tipo di strutturazione urbana. Prego, se c'è ancora qualcosa, qualche intervento. I poveri giovani sulle scale, voglio dire qualcosa? Claudio? Niente? Andiamo tutti alla Movida, siamo sicuri, ma non è poi tanto tardi, 11:15, va bene, allora se siamo tutti d'accordo chiudiamo la serata così. Grazie a tutti.